Ciao, sono Davide. Prima di cominciare vorrei dedicare questo video a un caro amico che è scomparso qualche giorno fa, che è stato proprio lui ad avviarmi all'aceto balsamico, alla tradizione modenese dell'aceto tradizionale di Modena. Lui è stato un mio, praticamente mi ha visto nascere, mi ha cresciuto, mi ha dato la merenda per andare a scuola, sono diventato suo dipendente, sono diventato suo socio e poi alla fine ho rilevato tutta la baracca. E per questo dedico questo video a Renato Manfredini, ahimè scomparso qualche giorno fa, e spero che potrai guardare questo video, spero assieme agli angeli. Grazie di tutto Renato, grazie. Cominciando con il discorso dell'aceto, vi vorrei far vedere la mia acetaia, quindi voglio essere preciso, è un'acetaia a conduzione familiare, quindi tutto quello che vedrete, tutto quello che andrò ad estrarre dall'acetaia è solo per uso personale, non è per la vendita. E niente, cominciamo. Vorrei innanzitutto non annoiarvi con percentuali, nomi scientifici di zuccheri o di acidità o percentuali, quindi non vorrei annoiarvi con tutte queste cose qua, che poi magari potrei sbagliare anch'io tranquillamente, visto che c'è un mondo da scoprire per quanto riguarda questa fase chimica dell'aceto. E io vi faccio vedere la fase di cavatura, ovvero i travasi delle botti, come si fanno i travasi, come faccio io a fare i travasi, quello che ci vuole, è diciamo una modalità che io impiego tutti gli anni a fare i rincalzi o i travasi dell'aceto, per poi vedere anche la cavatura dell'aceto tradizionale. Avete visto all'inizio del video che ho ripreso un po' le scale, adesso proverò a vedere se quando faccio il montaggio riesco a metterle veloci. E questa prima parte l'ho fatta giusto per farvi capire che comunque l'acetaia si trova al quarto piano di un palazzo senza ascensore, quindi questa qua è già una delle prime difficoltà che ci si trova a gestire l'acetaia, nel senso che non per fare le scale una volta ogni tanto, ma comunque quando devi portare su i vari aceti, mosto e via discorrendo le varie cose, ti trovi questa prima difficoltà. E niente, venite con me che vi faccio vedere l'acetaia. Ok, allora, una breve panoramica, vi faccio vedere innanzitutto l'acetaia, com'è composta, due parole veloci e poi dopo comincio a fare i rincalzi perché, come dicevo, vedete c'è... purtroppo mi è capitato di essere operato un piede e sono stato fermo per un po' di tempo, quindi all'inizio dell'anno, perché di solito io rincalzi e travasi li faccio a gennaio, febbraio, al massimo febbraio, mi sono ridotto che siamo ai primi giorni di aprile ed è già piuttosto tardi, anche perché inizia la primavera, iniziano i primi caldi e inizia a ripartire il mosto. No, il mosto inizia a partire la lavorazione del liquido dell'aceto che si trova all'interno delle botti, ricomincia la sua fermentazione e il suo lavoro che lui durante l'estate, durante i caldi, diciamo che ribolle, fa la sua magia, si va a trasformare in aceto balsamico, diciamo che si deve mescolare per poi arrivare a diventare aceto balsamico, diciamolo così. Niente, e quindi vado a cominciare, vi faccio vedere da cosa si parte con la cavatura dell'aceto. Se vuoi venire vicino ti faccio vedere, innanzitutto mi sono procurato dei vasi vuoti di vetro che io poi dopo riempirò e terrò per
per tutto l'anno, in questo caso per poi dopo farmi le mie bottigliette. Quindi già vedete che a lavorare qua bisogna stare in ginocchio ed è già un'altra difficoltà dell'aceto. Quindi io comincio da questa batteria qua. Questa batteria qua è una batteria composta da 6 barili con un terminale di barile di rovere con una capienza di 15 litri. Poi passiamo a un altro rovere da 20 litri. Quindi già da questo c'è una leggerissima differenza, quindi se noi andiamo a sentire i due aceti che sono qua c'è proprio pochissima differenza. Poi passiamo oltre con un ciliegio da 30 litri, rovere da 40 e un castagno da 50. E l'ultimo là in fondo, diciamo, il più grosso è un 60 litri, sì, 60 litri di rovere. In mezzo c'è stato messo praticamente il castagno e il ciliegio, per cambiare aroma un pochino all'aceto. Come voi sapete, i legni contribuiscono alla riuscita dell'aceto balsamico, dell'aceto tradizionale, perché conferiscono all'aceto gli aromi e il gusto, tutto quello che c'è nel legno viene conferito all'aceto, ok? Tanto sì che tanti acetai mettono dei legnetti di vari alberi, di varie specie all'interno dell'aceto per conferire all'aceto un gusto diverso. Bene, adesso mi fermo di parlare, se no vi annoio. E niente, cominciamo dal barile da 15, quindi andiamo a fare la prima cavatura. Si utilizza una gomma con un buco abbastanza largo perché l'aceto, essendo denso, farebbe fatica uscire da un tubicino piccolo, quindi usiamo una gomma con un buco abbastanza largo e utilizzo una canna di bambù, lo uso come guida. Come vedete, qua c'è il pescante della gomma e il legno va a toccare il fondo della botte. Cosa succede? Succede che quando io tirerò fuori l'aceto da qua, il residuo fisso che c'è sotto alla botte o il tarso o quello che va a deporsi in fondo, a depondersi sotto alla botte, non viene tirato su, quindi il fisso non rimane sotto. Ecco, bella cosa sarebbe non avere del fisso sotto le botti, perché comunque ciclicamente vorrebbero vuotate e pulite bene per avere tutto aceto all'interno, perché poi dopo molti si trovano ad avere una spanna di tarso sotto e poco aceto sopra, quindi sarebbe bello una volta ogni 2-3 anni vuotarla totalmente, pulirla dal tarso, poi filtrarlo e poi di conseguenza fare altre cose, comunque tenerle sempre abbastanza pulite le botti. Mi dimenticavo di dirvi che questa batteria qua di 6 barili è del 2002, se non sbaglio, sì, 2002, comunque poi c'ho le schede, e quindi ha la bellezza di... Adesso intanto che inizio a cavare ci faccio i conti. Comunque questa non è la più vecchia che ho. Allora vado ad inserire la mia cannetta nella mia botte fino a fargli toccare il fondo e da qui, da una botte da 15 kg, andrò a estrarre all'incirca 2 kg di aceto. Allora, per l'estrazione, il classico sistema, diciamo, del tubo con l'aspirazione, come si faceva una volta con l'ino, adesso ci sono altri sistemi. Però l'aceto risulta essere molto denso e quindi ha difficoltà a uscire dal tubo. Difatti, come vedete, qua ci vorrà un sacco di tempo perché ne esce proprio un po' alla volta. Quindi adesso lasciamo andare un pochettino, fino più o meno ad averne estratto un paio di chili e poi dopo vi farò vedere il passaggio successivo, che sarà quello di mettere quello che ho tolto da questa, prenderlo da questa e andarla a mettere fino a riempimento della botte. Ok? Ecco fatto. Praticamente abbiamo riempito il nostro vaso, circa 2 kg di aceto, è 2 litri il vaso, ma sarà circa 2,3 kg, 2,4 kg. Come sapete, l'aceto ha un peso specifico maggiore e quindi si misura in
a chilo, è meglio pesarlo, perché se uno ti chiede un etto di aceto messo in una bottiglia da 100 ml, non si riempie tutta, quindi si va a grammi. Adesso io mi sto facendo una piccola bottiglia per casa mia e per far assaggiare anche a vari amici acetai. La sto estraendo con, noi qua a Modena lo chiamiamo Alsace, serve anche per fare l'estrazione del vino dalle botti, e così è di vetro. Lo utilizzo io magari tutto l'anno per venire a fare gli assaggi, per vedere se ci sono dei problemi. Quindi con questo qua si estrae una piccola quantità di aceto e così si riesce a controllare. Bene. Allora, adesso io praticamente ho tolto l'aceto da questa botte, ci è voluto 20 minuti di estrazione dal gran che è denso, quindi a questo punto il vaso lo vado a catalogare, ci andrò poi a mettere un'etichetta con tutte le diciture, l'anno e da quale botte è stata tolta, e adesso intanto lo andiamo a coprire. Ok? Bene, il secondo passaggio è quello di riempire la botte, riempire la prima botte che ho vuotato con quella seconda. Quindi stavolta uso un secchio con il becco, vado a pipparmi un po' di aceto, se trovo la carta è meglio, così ci va pulita. Scusate, perché l'acqua in acetaia è vietata, eh? Attenzione, eh? L'acqua è vietata in acetaia. Quindi andiamo. Ci do una pulita al becco perché ci devo pippare. Quindi ok. Quindi vado a estrarre. Diciamo all'incirca, perché io ne ho cavato 2,5 kg su 15 kg di aceto, però dobbiamo considerare almeno un 10% di calo annuo per via di evaporazione, grazie al calore, dell'estate. Quindi andrò a tirarne fuori all'incirca 4 kg da qua per poi andarlo a inserire in questa botte qua. È arrivato, direi che andiamo piuttosto bene. Quindi adesso ci vorrà un'altra ventina di minuti. Ci vediamo quando finisce. Direi che ho riempito il secchio a sufficienza. Quindi passo tutto nel macchinario della volta successiva, stando sempre attento di consumarne poco, anzi non bisognerebbe consumarne, e con il ricavato vado a riempire la botte numero 2. Ok, la botte è a livello, l'eccesso lo rimetto nella sua botte. Vedete che comunque è abbastanza denso anche quello della terza botte. Adesso, questo qua della densità è un fattore relativo, eh. Non molta gente confonde la densità con l'età ed è sbagliato. Non è che se un aceto è molto denso, vuol dire che è molto vecchio, sia molto vecchio. Assolutamente no. E, per darci la densità basta soltanto scaldarlo un pochettino e diventa sempre più denso l'aceto. Quindi adesso se avete visto che io quell'aceto che ho cavato l'ho messo dentro un vaso di vetro, se quell'aceto del vaso di vetro non lo sigillo,
lo lascio qua su quest'estate, calerà almeno di 3 dita e diventerà duro come una pietra, sì, cioè proprio una marmellata diventa. Per questo bisogna conservarlo tappato per bene e non bisogna esagerare a farlo diventare troppo duro, diciamo, troppo sodo, perché poi dopo a tornare indietro non ci si riesce. Quindi l'aceto deve avere la sua acidità, deve avere la sua densità giusta, corretta, ma non troppo denso che non esca dalla bottiglia, perché comunque ricordatevi è sempre aceto. Ok, vado intanto a cavare l'aceto dalla quarta, quella da 40, la frittata sempre. Speriamo di non berne tanto. Ok, vedete com'è liquido questo qua? Vieni a vedere. Come esce? Ok, questa è la consistenza dell'aceto della quarta botte da 40 che ha lavorato comunque come le altre, ma ha meno tempo di quelle là davanti, perché l'aceto da qui passa qui, da qui passa lì e da lì passa là. Quando è arrivato lì in fondo sono già passati 4 anni di maturazione dentro la botte sempre più piccola. Quindi il legno lavora parecchio e lo aromatizza e lo profuma e lo rende aceto, insomma. E direi che ci sia quasi riempito, quindi posso anche non fare la pausa qua e vado, mi fermo subito. Intanto mi preparo un'altra botte. Adesso vado a inserirlo, il liquido della quarta, a inserirlo nella terza. Già qua si sentono gli aromi diversi dalle prime due durante il travaggio. Si sente molto più acidità, molto più l'odore del forte, diciamo. C'è già una differenza sostanziale. La botte non deve essere piena del tutto, ma devo rimanere almeno 2 dita dalla superficie. Ormai ci siamo. Perfetto, siamo stati precisissimi. Non è facile prenderci il primo colpo. Man mano che si va avanti, il indietro si dà un'asciugata e poi dopo si chiudono con una garzina di juta fatta apposta per farla traspirare l'aceto. Anche a mio avviso chi le tappa d'estate, cioè proprio chi ci mette il tappo e le chiude per farle evaporare meno, per avere più resa. Io le lascio aperte perché così fanno il loro corso, diciamo. Però c'è chi proprio ci mette il tappo, le chiude, le sigilla in maniera che l'evaporazione è inferiore, il calo peso dell'aceto non c'è, è minimo e quindi recupera. Però poi dopo andando a perdere le cose che gli trasferisce il calore, l'aria, l'ambiente, anche perché l'aceto tradizionale viene fatto solo ed esclusivamente a Modena e a Reggio Emilia.
grazie alle condizioni climatiche che hanno queste due città, ok? Poi dopo l'ambiente vuole rispettato, nel senso che si usa un solaio, la tradizione vuole un solaio senza la coinventazione, vedete? Questo qua non ha la coinventazione, in maniera che proprio il calore si trasferisca proprio qua nelle tavelle, ok? Proprio per distribuire il calore alla città. Il pavimento, se voi ci guardate, non ha le mattonelle, non ha isolamenti. E qui da me il lucernario è aperto, quattro dita aperto tutto l'anno, sempre che circoli l'aria, ok? Questa è la condizione della cettaia ideale, ok? Quindi deve essere caldo d'estate e freddo d'inverno. Molte persone che fra l'altro conosco, molti miei amici che hanno la cettaia, loro l'hanno nelle loro mansarde di casa, mansarde proprio, cioè quindi pavimento, termosifoni e quant'altro. E loro d'inverno, per farlo lavorare di più, tengono accesi i termosifoni in maniera che l'aceto non faccia la pausa invernale, quindi quando c'è freddo rallenti per guadagnare un po' in densità. L'anno successivo io non ho fretta e sapete che a me piace andare con calma e quindi questa cosa qua non la faccio, anche perché poi io termosifone non ce l'ho, io lascio tutte le condizioni ambientali del caso e lascio l'aceto come viene. Bene, adesso procedo a cavare dalla penultima botte, sperando di non bere aceto un'altra volta, perché prima ho fatto finta di niente, ma ho mandato giù un bel un bel po' di aceto. Anzi, quando andai a comprarla, vi racconto questa qua perché intanto che sono qua che vi racconto. Quando vado dal contadino o vado in aceticificio a prendere l'aceto forte che fa 13 gradi, cioè roba che tira via la pelle dal granché acidità. E vado, io me ne procuro un po' perché ne prendo 5, 6, 7, 8 quintali alla volta e ho uno di quelle cisterne pallettizzate, col pallet, no? E me la faccio riempire per poi portarmela su pian pianino. Tanto tiro. È andata bene. E c'è stato, poi dopo quando arrivo qua a casa, mi parcheggio il furgone sotto casa e pian pianino mi riempio le mie tanniche e me le porto su. E devo dirvi che c'è stato un anno che ho fatto una tirata con la gomma, fra l'altro che ero bello, ero appena stato su, quindi avevo il mio bel fiatone. Ho ingoiato una tirata di quell'aceto lì e non sono riuscito a parlare per una settimana, Bruciato le corde vocali, non riuscivo mica a parlare e ho avuto un minuto di mancanza d'aria, cioè pensavo di morire. Quindi non è salutare tirare l'aceto in gola direttamente. Ok, vedete, sempre andando avanti l'aceto cambia la sua densità. Adesso è proprio liquido. Non dico che sembra acqua, ma è sempre comunque abbastanza denso, giusto per farvi capire. Adesso andiamo a riempire il secchio in base a quello che abbiamo tirato via da qua. Quindi un po' di più di quello di prima, perché col cavapeso che vi dicevo vuole un po' più abbondante, insomma, ecco. Adesso mi fermo. Stando sempre attenta alla testa, perché qua l'operatore ce l'ha già lasciata un paio di volte. L'operatore che tiene in mano la telecamera, che poi è mia madre, la ringrazio perché è sempre presente per queste cose qua che è già qua che è mezz'ora che mi dice che deve andare a stendere. Va bene, vado a versare pian pianino. Ok, sono arrivato a livello. Andiamo ad asciugare. Metto la sua pezza di juta. E ci mette il tappo. A questo punto
questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, vado a togliere da lì per mettere qui, ok? Ok, qua facciamo ancora prima, ma la fase importante è quella che viene dopo, che andremo a aggiungerci il mosto cotto. Quindi vi farò vedere, intanto vi parlo, intanto che scegliamo quel secchio, vi parlo del mosto cotto. Allora, il mosto cotto non è altro che la prima spremitura dell'uva, ok? Quindi quando l'uva viene, non è per caggia sgualzida, comunque viene spremuta l'uva, il succo che ne esce viene preso subito da parte e viene cotto. Quindi il mosto viene cotto in una particolare maniera, viene cotto in una caldera a fuoco diretto, diciamo, fuoco diretto sotto, e viene cotto dalle 12 alle 24 ore, in base alla temperatura, in base a uno come intende, cosa intende ricavare dal mosto, i gradi, i zuccherini, comunque mi fermo qua. Quindi viene messo in questo calderone con, intanto ci ho dato un colpo anch'io, infatti c'è il cappellino per quello, viene messo in questo calderone e viene messo, almeno io dai amici che lo cuociono così, loro fanno in questa maniera, no? Prendono questo calderone che si sono modificati loro con il gas sotto, fanno andare il fuoco, cercano di tenerlo anche ai lati, questo fuoco è proprio una cosa particolare, dove l'aceto non supera mai i 90-100 gradi, rimane in leggero bollore, per 12 ore, 13, 14, 24, in base alla gradazione che si intende ottenere. Da questa cottura del mosto cotto, diciamo del mosto, abbiamo un calo peso del 60%, cioè 100 circa, si fa sempre circa, perché in base alla cottura tante cose, però per farvi capire che il calo peso è enorme. Quindi da circa 100 kg ve ne rimangono 40 kg cotto, ok? Ed è anche per questo che il mosto cotto, quando uno lo va a comprare, come vedete io qua sono andato in cantina, io me lo sono comprato già cotto, mi sono portato le mie taniche, me le sono fatte riempire, vedete io ho 4 taniche così, sono 120 kg di mosto, 120 kg di mosto a Modena, nella mia cantina, costano circa 4 euro al chilo, ok? Quindi fate voi i conti di quello che costa il mosto. E questa è una spesa fissa tutti gli anni, oltre alle varie spese che ci possono essere in una cettaia, un barile che perde, l'uotto lo portano ad aggiustare in enologica dal bottaio, insomma tirare i cerchi, ci sono le spese, quindi vanno a comunque a dimostrare che fare l'aceto sia una spesa è anche enorme, senza considerare che comunque quello che noi andiamo a mettere lì, quando lo tiriamo fuori da là, ha 20, 25, 30, 40 anni. Quindi i 500-600 euro al chilo che costa l'aceto tradizionale di Modena sono ampiamente dimostrati dalla lavorazione che si ha per produrlo. Ecco qua, con questo non mi dilungo più sulle cifre, non le cifre, anche perché si parla di 500-600 euro al chilo, ma quello marchiato dal consorzio. Ed è tutto un mondo a parte quello del consorzio, che bisogna avere determinate caratteristiche per ottenere la certificazione, per poterlo vendere, imbottigliare e marchiare con il simbolo dell'aceto tradizionale, bisogna proprio avere delle certificazioni e cioè, ci sono delle fasi da passare, insomma.
Siccome io non sono interessato alla vendita dell'aceto, l'aceto lo faccio per me, non ho mai preso la strada della certificazione della mia acetaia. Quindi io il mio aceto che ricavo tutti gli anni lo tengo da regalare. Lo regalo ai miei clienti, ai miei parenti, me lo mangio io, lo regalo a chi mi paga. Quindi andiamo avanti con l'ultima fase. Penultima fase del rincalzo, quindi stando sempre attenti a non rovesciare il secchio. Ok, siamo arrivati al livello. Purtroppo ne è uscito un po', però del resto si fa quel che si può. Anche perché la schiena una volta si faceva meglio. Ok, vado ad asciugare un po', cioè, anche perché comunque i ligni adesso è una cosa a parte che vi dico, c'è una lavorazione che c'è durante l'anno, è quella di a metà estate, diciamo, bisogna venire su in acetaia per andare a bagnare i legni. E aceto forte e mosto cotto mescolati insieme e andare a inumidire i legni esterni in maniera che assorbano, che non si secchino troppo col caldo, onde evitare crepe o diciamo una specie di bussatura, che poi vi spiegherò cos'è la bussatura delle botti. Allora, adesso a questo punto mi è rimasta questa botte. Quindi abbiamo cavato 17 litri da questa botte qua, più il calo peso. Vado a metterci mosto cotto al 60% e al 40% aceto forte. Io vado sempre abbastanza a occhio, mi regolo con il secchio, quindi vado a prendere la mia tanica di mosto cotto. Questo è mosto cotto puro, non acetificato. Mi riempio il mio secchio bene, poi vado a prendermi un po' di aceto forte da queste botti qua grandi che mi sono messo nel frattempo, vi spiego tutto pian pianino. Queste botti grandi si chiamano badesse, sono le botti che contengono l'aceto forte che viene utilizzato per diciamo siringare il mosto cotto prima di essere messo in botte. Quindi adesso io vado a cavarmi un po' di aceto forte. Questo qua è quell'aceto forte che vi dicevo che sono stato zitto per una settimana, quindi devo stare molto attento, parecchio, e ne vado a cavare un secchio che mi servirà poi anche per dopo, diciamo. E vado a unirlo al mosto cotto, se vuoi andarlo a riprendere dentro il mosto cotto com'è, dolcissimo. Il secchio azzurro, intanto si sta riempiendo l'aceto forte, allora voi lo vedete scuro questo aceto forte qua, perché giustamente io tutti gli anni mi rimane un po' di mosto cotto anziché tenerlo lì che poi si secca, lo unisco all'aceto forte e pian pianino è venuto scuro, però in realtà l'aceto sarebbe un aceto bianco di Castelvetro, bianco trebbiano, e è diventato scuro grazie al mosto che io ci metto dentro. Allora adesso vado a unire i due liquidi
Ok. Ci diamo una bella mescolata. Diamo una bella mescolata e poi vado a inserirla nella botte fino ad ottenere la piena, insomma. Ok, adesso la fase più difficile. Tirarlo su e metterlo dentro. Una curiosità, nel dialetto modenese l'imbuto noi lo chiamiamo alvinel. Ok, siamo riusciti. Allora, praticamente questa qua è la lavorazione per fare gli incalzi a una batteria di aceto da 6 botti. Quindi, lasciando stare il tempo perso, il tempo che ci vuole e i soldi dei prodotti utilizzati, alla fine dell'anno, diciamo, di lavorazione, questo è quello che ottengo: 2,5 kg di aceto balsamico, aceto tradizionale di Modena, da una batteria di questo genere. Ok, adesso faccio, mi ero tenuto una bottiglietta da parte per fare un assaggio, peccato che non mi sia portato dietro un cucchiaio, me lo metto sul dorso della mano e faccio l'assaggio del mio aceto. Questo è il mio oro nero. Eccezionale. Bene, con questo non mi dilungo su altri aspetti, su altre cose. Vi ringrazio per avermi seguito. Se vi siete annoiati, mi dispiace. Questa è la lavorazione che faccio io sulle mie botti. Con questo, un saluto. Ringrazio tutti quelli che mi seguono, tutti gli iscritti al canale, che se mi fanno anche un po' di pubblicità sono solo contento, quindi se c'è altri 50-60 mila si iscrivono al canale sono contento, e quindi mettete mi piace se vi è piaciuto, i non mi piace non mancano mai, comunque va bene. Se avete bisogno di alcune informazioni relative all'aceto o sulla lavorazione o a quant'altro, me lo mettete sotto nei commenti. Come di consueto vi saluto tutti, qua in alto se ti vuoi iscrivere, e al prossimo video. Ciao da Davide.